Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo episodio di Dragon Ball What If con l'episodio 15. Oggi andremo a vedere il continuo del torneo del potere. Purtroppo, non so se l'avete visto appunto, ho dovuto fare un time skip perché gestire 80 combattenti, tantissimi combattimenti e un'intera storia senza poterla modificare o cambiare e dovendo adattare pure le eliminazioni dell'universo 7 sarebbe stato praticamente impossibile arrivare a questo punto in un tempo decente. Infatti mi ha fatto pure un po' perdere voglia il What If proprio per questo. Ho deciso di fare un time skip e di partire dallo scontro tra Goku e Jiren, quello dello special che abbiamo visto ad ottobre del 2017. E quindi sì, semplicemente questo. Vi ricordo di lasciare like se volete altri What If. A 400 like faremo un What If della side story. Probabilmente continuerò a farne della side story dopo la fine di What If, appunto, che terminerà, penso, con la fine del torneo del potere. Non so se farò la saga GT proprio perché vorrei concentrarmi sulle mod per Malum e finalmente cominciare questa serie. Se entro febbraio, fine febbraio o inizio marzo riesco a portare questa serie è un miracolo, perché ci sarà tantissima roba su cui lavorare. Ci saranno i personaggi, ci saranno gli stage, perché farò qualche stage custom, e tantissime altre robe. Tutto sarà incluso nel pack. Vi ricordo che il 24 uscirà la beta del pack sul Patreon. Andare ad informarvi costerà circa 4 euro. E personalmente penso che ne valga la pena, proprio perché è per supportare il mio lavoro ed inoltre per avere il pack, che poi quando sarà completo, ragazzi, sarà pieno di roba. Ovviamente, ragazzi, vi lascio al video, non voglio più prendervi tempo. E niente ragazzi, spero che il video vi piaccia. Buona visione. Hurry, oh, there were miseries and miseries. Did I like how the money you love it? Somebody you evil, why you let your hell? No need no shotai, and no no shotai. Oh, darling, one, two, three steps on this dark stage. Reach your black man, show white camera, put your air. Demo kage no tada, kore ga naru no. Words and thoughts, tears, and blood, afuchi karaka. Nell'episodio precedente di Dragon Ball What If abbiamo visto il torneo del potere andare avanti. Ci sono stati tantissimi scontri e tanti eliminati. Prima di tutto abbiamo visto Kaba affrontare Vegeta, il quale è stato leggermente messo in difficoltà dal Saiyan, che comunque si è fatto abbastanza valere. Ovviamente Vegeta poi ha deciso di finire lo scontro. Nel frattempo Goku ha affrontato Caulifla, la quale si è trasformata prima nel Super Saiyan Danei Dankai, la forma quella tutta muscolosa. È stata sconfitta e si è trasformata nella forma del Super Saiyan normale e poi è diventata Super Saiyan 2 in seguito alle provocazioni di Goku. Inoltre Kale ha scatenato un'enorme potenza piena di furia proprio perché è stata ignorata da Goku e Caulifla durante il loro scontro. Qui la Saiyan si appresta a creare un devasto assurdo durante il torneo. Goku e Jiren si infuria allo scontro predestinato. Tante battaglie si sono succedute, tanti guerrieri sono caduti in seguito a scontri cruenti ed entusiasmanti, e degli universi hanno smesso di esistere. Il tempo scorre e i guerrieri continuano a cadere. Due guerrieri ora stanno per confrontarsi in uno scontro che stabilirà il più potente di tutti gli universi. Da un lato abbiamo Goku, il principe dei Saiyan, colui che è riuscito a cambiare un'intera razza e a salvare più e più volte il suo universo dalla distruzione. Dall'altro abbiamo il difensore della giustizia dell'universo 11, il guerriero più potente di tutti che a sua volta supera i dei della distruzione. Combatte per il bene del suo universo, ma sembra nascondere qualcosa. Abbiamo Jiren,
i due si apprestano ad affrontarsi e si confrontano faccia a faccia, preparandosi nel frattempo mentalmente e fisicamente allo scontro. Goku mostra le sue trasformazioni del Super Saiyan, si trasforma subito in Super Saiyan e decide di utilizzare questa forma per testare Jiren. Lo colpisce ripetutamente, ma quest'ultimo non si muove neanche di un millimetro. Quindi il Saiyan passa al Super Saiyan 2, cercando ancora una volta di colpire l'avversario, fallendo di nuovo. Quindi poi passa al Super Saiyan 3, decide di utilizzare qui ancora più potenza e di utilizzare pure qualche colpo dell'aura. Questa volta Jiren sembra essere scalfito minimamente, ma ciò è inutile, dato che comunque i piccoli graffietti che si fa vengono subito rimarginati. Quindi Goku decide di usare Super Saiyan God. Qui colpisce Jiren a velocità altissime, riuscendo a colpirlo. Viene però colpito a sua volta. Quindi il Saiyan decide di utilizzare la forma più potente che ha, ovvero il Super Saiyan Blue, per affrontare l'alieno. E si infuria subito in uno scontro cruento e aggressivo. All'inizio Goku scaglia dei pugni molto potenti contro Jiren, che riescono a spiazzarlo per un po'. Poi avviene uno scontro di colpi ad alta velocità che nessuno riesce a capire, neanche gli Zeno, che comunque stanno guardando il torneo dall'esterno e non sono, come ben sappiamo, dei grandi esperti nel combattimento. Nessuno riesce a capire le mosse dei due guerrieri. La velocità continua ad aumentare e i due si affrontano in uno scontro colossale. Goku viene colpito più e più volte durante questo scontro di colpi e viene scagliato subito a terra, riuscendo però a scansare il colpo successivo, che avrebbe probabilmente terminato lo scontro, dato che Jiren sta cercando di terminare lo scontro utilizzando pochi colpi. Infatti sembra che nasconda una potenza ancora più grande di quella che ha, ma al momento vuole testare Goku. Goku quindi cerca di utilizzare dei teletrasporti per confondere Jiren e colpirlo poi con delle Kamehameha a ripetizione. Qui l'alieno riesce a evitare tutti i vari colpi, nonostante comunque Goku utilizzi una grande quantità di energia che porta piano piano a sfinirlo. Nel frattempo ovviamente Jiren non sta subendo danni e non si sta sfinendo. Qui l'alieno utilizza dei colpi dell'aura che cercano di colpire Goku. Il Saiyan riesce ad evitarne alcuni, ma viene colpito da uno che lo scaglia subito su una roccia. Jiren quindi prende per una gamba Goku e lo scaraventa per tutte le varie zone del ring, lasciandolo a terra. Il Saiyan qui capisce che deve dare il tutto per tutto ancora una volta e che la sua potenza attuale non è abbastanza. Qui Goku decide di usare Kaioken per 20 per affrontare l'avversario. Ricomincia quindi lo scontro tra i due. Il Saiyan si scaglia ad una velocità mai vista sull'avversario, colpendolo con dei pugni ascendenti molto potenti che lo stordiscono un pochettino. Jiren però decide di utilizzare un po' più di forza e, evitando i colpi di Goku, lo colpisce con due calci molto potenti al fianco che gli fanno perdere tantissimo fiato. Qui il Saiyan decide di utilizzare dei colpi dell'aura per confondere Jiren e poi finirlo con un semplice pugno, ma dato ad una potenza inaudita. Quindi si prepara a scagliare le prime onde energetiche, colpendo in pieno Jiren e confondendolo. Poi gli scaglia contro una serie di colpi molto potenti e veloci. Sembrano buttati a caso, ma in realtà sono molto precisi e servono proprio per confondere Jiren. Qui l'alieno evita quasi tutti i colpi, subendone pochi. Questi piccoli colpi che subisce però riescono a confonderlo minimamente e Goku ne approfitta. Colpisce Jiren con un calcio molto potente allo stomaco che lo scaglia quasi al bordo del ring. Qui Jiren si incuriosisce e chiede a Goku se può fare di meglio. Qui il Saiyan risponde all'alieno che ha un ultimo asso nella manica, ma per utilizzarlo ha bisogno di tempo e deve caricare per un po' le energie. Jiren, che cerca una sfida contro un avversario potente, accetta e quindi si ferma e aspetta che l'avversario scagli questa tecnica. Goku sale su una montagna e decide di raccogliere l'energia di tutti i combattenti di tutto l'universo 7. Qui il Saiyan chiede l'aiuto di tutti quanti. I primi a dare l'energia sono gli androidi 17 e 18, che sono stati eliminati prima. Entrambi alzano le mani al cielo e chiedono a Goku di distruggere e sconfiggere Jiren da parte pure loro. I prossimi a dare l'energia sono Gohan e Piccolo, che nel frattempo si sono coalizzati per affrontare insieme tutti gli avversari, dato che comunque i due fanno una coppiata vincente. Vegeta rifiuta di dare l'energia a Goku e preferisce però difenderlo da eventuali attacchi nemici, dato che molti potrebbero approfittarne del suo attimo di vulnerabilità.
Broly e Bardock alzano le mani al cielo e ripensano a quando Goku è stato visto per la prima volta. Ripensano a tutte le battaglie che hanno passato insieme e pensano ora che da nemici sono passati ad essere alleati. E i tre stanno combattendo ora in un torneo che vedrà la sopravvivenza di tutto l'intero universo. I due alzano le mani al cielo e infondono un'energia sferica, un'energia enorme che la fa ingigantire in proporzioni colossali. Mancano Cooler e Freezer, i quali trovano buffo che debbano dare l'energia ad uno dei loro acerrimi nemici, il quale li ha sconfitti diverse volte, pure uccidendoli. I due però non ci ripensano e pensano semplicemente al bene dell'universo 7 e al loro piano. Infatti sembra che i due stiano tramando qualcosa avente a che fare con le sfere del drago e con le divinità. La sfera Genkidama è carica, tutti quanti hanno dato le loro energie, ma ancora manca un guerriero che la deve dare. Whis alza piano piano la mano senza farsi vedere dalle altre divinità e infonde nella sfera Genkidama un'energia assurda, la quale aumenta pure la pressione dell'aria che si trova nel ring. Infatti Goku si ritrova pure in difficoltà a maneggiare la sfera Genkidama, ma non ci fa caso e decide subito di scagliarla contro Jiren. Nel frattempo che scaglia la sfera Genkidama, Goku ringrazia Jiren della sfida e gli dice che questa è l'energia di tutto l'universo 7, pronta a sconfiggerlo. Appena Goku scaglia la sfera Genkidama, Jiren con un sorrisetto la blocca e la respinge verso Goku, infondendo a sua volta una quantità assurda di energia. Goku, per contrastare la sfera che gli è stata rivolta contro, utilizza ancora una volta il Kaioken per 20, utilizzando quasi tutta la sua forza rimasta in corpo, infondendo ancora una volta una quantità assurda di potere all'interno della sfera. Goku rilancia a sua volta la sfera contro Jiren, il quale però, utilizzando ancora più potenza, riesce a respingerla definitivamente. Qui Goku non riesce a fare nient'altro, dato che ormai è sfinito. Goku viene colpito interamente dalla sfera Genkidama, venendo disintegrato e non lasciando più traccia di sé. Arriva un momento di sgomento da parte di tutti i guerrieri dell'universo 7, da parte dei guerrieri dell'universo 6 e da parte pure degli Zeno, che rimangono sconvolti dalla presunta morte di Goku. La disperazione si instaura sui guerrieri dell'universo 7. Whis rimane silenzioso, sembra aver capito qualcosa, ma agli altri non è dato saperlo. C17 e C18 chiedono al Daishinkan di squalificare Jiren, il quale ha apparentemente ucciso Goku. L'angelo però risponde che in realtà Jiren si è solamente difeso e ha respinto una sfera creata da Goku. Infatti è, in realtà, stato ucciso dalla sua stessa sfera e quindi Jiren non ha colpa, non verrà squalificato e la morte di Goku è più che lecita. Neanche il tempo però di continuare questo discorso che un'esplosione d'aura interrompe tutto e i nostri eroi capiscono che Goku è ancora vivo. Appena questa esplosione d'aura avviene, si scorge una figura che si rialza lentamente. Appena il Saiyan si rialza, viene avvolto da una strana aura e appena effettua un singolo passo si ritrova subito alle spalle di Jiren e si prepara a colpirlo con un calcio. Qui i guerrieri dell'universo 7 capiscono che Goku non sta agendo normalmente e sembra come se stesse agendo di istinto. Whis capisce la situazione e capisce che il Saiyan, cercando di evitare la sfera Genkidama, è riuscito a sbloccare il suo potenziale nascosto distruggendo il guscio che sarebbe il limite di Goku. Distruggendo questo limite, Goku ha raggiunto un ultra istinto, uno stato di movimento autonomo che permette all'utilizzatore di combattere senza pensare ai movimenti da fare e di muoversi d'istinto, appunto. Goku riesce a colpire in pieno Jiren per la prima volta. Toppo e Dispo cercano di colpire il Saiyan, che però, afferrandoli per le gambe, li scaglia via in un sol colpo. Comincia quindi uno scontro tra Jiren e Goku, i quali si colpiscono a vicenda con una potenza assurda. Goku nel frattempo però evita dei colpi, sembra proprio che ora riesca ad evitare la maggior parte dei colpi provenienti dall'alieno. Nonostante però i colpi di Goku sembrino andare a segno, in realtà no, e Jiren subisce poco danno. Qui il Saiyan decide di utilizzare una Kamehameha dall'alto verso il basso, che è proprio intenta a colpire Jiren e a spingerlo fuori dal ring. Qui l'alieno devia immediatamente il colpo dell'avversario e si scaglia subito su Goku. Il Saiyan fa lo stesso e viene un testa a testa tra i due. Goku quindi si allontana per l'ennesima volta e prepara un pugno potentissimo urlando come se fosse uno Zaru, ricordando le sue origini Saiyan, e scaglia un pugno potentissimo su Jiren. L'alieno però aumenta ancora di più la sua potenza
e utilizzando la sua aura blocca il colpo di Goku e successivamente si congratula con lui, dicendo però che i Saiyan, seppur siano interessanti, sono fermati da questo calore che li blocca, che è la loro debolezza. Qui l'alieno carica un colpo dell'aura dalle mani e colpisce Goku, scagliandolo ai limiti del ring. Qui viene raggiunto da Freezer, il quale si avvicina con lui con fare sospettoso. Però non si capisce se voglia aiutarlo o se voglia semplicemente ricevere la sua vendetta. Eh già, ogni volta termino il What If nei peggiori modi, lasciando la suspense, anche se comunque già sapete come andrà a finire. Però, dettagli. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Personalmente mi è piaciuto fare questo episodio, proprio perché questo è proprio uno speciale che mi è piaciuto tanto e penso di averlo fatto pure abbastanza bene. Niente ragazzi, lasciate mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione per parlare con me e gli altri The Riddles. Seguitemi sia su Facebook sia su Instagram, dove mettiamo io e alcuni fan dei sondaggi, delle immagini, cose molto interessanti. E niente ragazzi, detto questo, vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Oh.